Ciao ragazzi, ho fatto il gelato, l'ho fatto per la prima volta e poi l'ho rifatto. Considerate che io non ho la gelatiera ed è venuto buonissimo, quindi l'ho registrata la seconda volta e vi metto il video qui di fronte, qui sotto, insomma, lo monterò qui dopo questa introduzione. Sarà un po' montato velocemente per la questione della mia partenza imminente per le vacanze, quindi abbiate pazienza, non so se riuscirò a mettere la musica, tagli, mica tagli, papere, ce ne sono state miliardi, lo sapete come al solito, perché io non sono capace di mettere due parole in fila. E è venuto buonissimo, veramente, è un gelato dello yogurt, io vi consiglio di provarlo, e non è neanche tanto grasso, poi vi metterò anche le calorie, quanto tempo, non so se faccio in tempo prima delle vacanze, abbiate pazienza. E spero che vi piaccia, se qualcuno di voi lo prova me lo faccia sapere e ciao. Quindi, cominciamo subito a vedere gli ingredienti che ci servono. Non vi do immediatamente le misure, ve le metto nell'info box, perché chiaramente io non lo faccio per una sola persona, quindi non so le misure di una sola porzione. Poi le calcolo, le scrivo nell'info box se volete fare un gelato per uno, anche se secondo me in generale il gelato non è che si fa per uno, una volta che si fa lo si fa per tutti, no? Quindi metterò sia le misure per una persona soltanto che le misure per un gran numero di persone come farò io. Allora, cosa ci serve? Innanzitutto lo yogurt, un sacco di yogurt perché è l'ingrediente base, visto che faremo un gelato allo yogurt, e ce ne vorrà un sacco. La panna quella liquida da montare, per dire, quella dolce, non quella per la pasta. Il latte fresco, intero. Poco rispetto allo yogurt, di quantità. La farina di carrube che serve per addensare, noi non ci mettiamo la gelatina perché la gelatina non ci piace granché. E lo zucchero di canna, io ci metto il fruttosio perché lo zucchero di canna non ce l'ho. Comunque io vi metterò le misure con lo zucchero di canna nell'info box, così vi viene la ricetta giusta giusta come dovrebbe essere. Mi ero dimenticato un ingrediente, ci vuole anche il latte in polvere, quello magro in polvere. Ora cominciamo la ricetta per davvero. Quando si fa il gelato, a quanto pare, dalle ricette che ho trovato in giro, prima si uniscono le polveri con le polveri e dall'altra parte i liquidi con i liquidi. Quindi si inizia con lo zucchero, che ho già pesato e qui sulla mia bilancia posso pure toglierla, con lo zucchero a cui unisco il latte in polvere e la farina di carrube. Unisco il latte condensato magro e la farina di carrube. Con il mio cucchiaino cerco di mischiarle tutte insieme. In un pentolino prendo il latte e lo metto a scaldare. Aggiungo al pentolino con il latte la panna in modo che si scaldino. Quando il latte e panna si sono scaldati, posso incominciare ad aggiungere piano piano le polveri e se avete un mixer ad immersione è molto meglio. Io non ce l'ho perché mi si è rotto, yeah! E quindi userò questo. E mischiate bene in modo che si assorba. Dovete aggiungerlo pian pianino. Che abbiamo unito tutto il composto, possiamo smettere di sbattere e togliere dal fuoco. Ho travasato il composto in una ciotola, ora la copro con la pellicola trasparente, la metto in frigo in modo che si raffreddi. Ci vorranno almeno 2 ore, quindi ci vediamo fra 2 ore, ok? Aggiungo lo yogurt fresco. Le misure, come al solito, ve le metto tutte nell'info box. Come vedete è una quantità di yogurt allucinante, essendo gelato allo yogurt, la prevalenza è di yogurt appunto. E mischio bene. E così abbiamo ottenuto il composto che non è altro che il gelato liquido, in forma liquida. E ora basterà metterlo nel freezer e lasciarlo riposare per un qualche ora e ogni 4 ore bisogna andare a muoverlo per evitare che si cristallizzi troppo. Ovvio, se avete una gelatiera è molto più semplice la faccenda, mettete questo composto all'interno della gelatiera e fa tutto lei. Visto che non ce l'abbiamo, faremo così, lo mettiamo in freezer e ogni 4 ore andiamo lì e lo scuotiamo per benino in modo da spaccare tutti i cristalli. Dopo che abbiamo fatto questo procedimento per qualche volta, il
il gelato sarà bello che pronto. Dopo un po' di ore di freezer è così. Noi dobbiamo riprenderlo e rimischiarlo per bene. Vedete, sopra sarà duro, ma sotto no, per questo dobbiamo farlo. Ecco fatto. Quando è una bella crema la rimettiamo in freezer e fra 4 ore rifacciamo questa operazione. Lo tiro fuori ancora dal freezer e sarà duro a questo punto e con un cucchiaio faccio come l'altra volta, cioè prima lo faccio a pezzettini, comunque abbastanza morbido, vedete. Aspettate magari un pochettino dopo che l'avete tirato fuori dal freezer, poi lo fate a pezzettini e lo rimettete dentro e poi sarà pronto praticamente per essere servito. Chiaro che ogni volta che lo tirate fuori per servirlo dovrete aspettare un pochettino affinché si scongeli, perché vedete che è bello solido. Ecco, fra un paio di minuti vi faccio vedere. Ed ecco fatto, sono passati 5-10 minuti, l'ho fatto tutto a pezzettini, molto bene. Che sfiga il telefono che squilla proprio ora però, eh? Sono passati 2 minuti circa, si è sciolto per benino, anzi forse si è sciolto anche fin troppo, vedete che è bello morbido. Allora, avviciniamo. Se avessi quell'attrezzo per fare le palline ve la farei la pallina, ma io non ce l'ho, quindi vi accontenterò delle palline fatte con il cucchiaio. Diciamo che sono artigianali, però sono buone. Allora, qual è la differenza con il gelato, quello che compriamo? Allora, innanzitutto non costa tanto quanto il gelato che compriamo. Questa ricetta l'ho presa da un altro video su YouTube, di cui metto il link nell'info box, ed è più o meno la ricetta di Grom, la gelateria, una delle mie preferite. E vi consiglio di guardarla anche perché lui è veramente fico e quindi ne vale la pena. E comunque la differenza, oltre al prezzo, che è sostanziale, è anche il fatto che il sapore è identico. Il sapore è proprio buono, sa proprio di yogurt, anche perché l'ingrediente principale è lo yogurt. La differenza, vediamo se riesco a farvela vedere, è che ci sono delle micro particelle di... forse si vedono, è un po' più ruvido, un po' più granuloso, leggermente. Non so se possiate vederle, ma si percepiscono. E quindi, a parte queste microparticelle, è proprio identico. Il fatto delle microparticelle sono come se fossero dei pezzettini di ghiaccio. È perché io non l'ho fatta con la gelatiera. Se fate la stessa identica ricetta con l'utilizzo della gelatiera, cioè insomma per la macchina per fare il gelato, chiaramente questo problema non si presenta. Però alla fine, vabbè, l'importante è il sapore, per quel che mi riguarda, quindi va benissimo. E basta, spero che vi possa essere di spunto, più che altro, perché insomma non ho inventato niente. E però era una ricetta interessante. Poi il gelato alla fine io lo posso mangiare per merenda, ne posso mangiare non troppo, però lo posso mangiare, quindi ci sta dentro per la dieta. E basta, vi saluto. Un bacione e alla prossima. Ciao! Un'ultima cosa. Noi che siamo a dieta lo mangiamo così com'è. A parte che ora mi si è sciolto tutto, però di una consistenza normale lo mangiamo così com'è. Invece se lo serviamo a qualcun altro che lo mangia insieme a noi, che non è a dieta, è consigliato, sempre da Guido Martinetti, quello di cui vi parlavo prima, aggiungere anche una granella di mandorle tostate e dell'uvetta, oppure... abbiamo pensato io e mia sorella, che siamo molto più terra terra di Guido Martinetti, però il gelato ci piace, di aggiungere, visto che è abbastanza dolce, magari delle gocce di cioccolato amaro, oppure del cacao amaro in polvere, insomma qualcosa di contrasto, per arricchirlo un pochettino. Ovvio, è solo un suggerimento, poi ognuno fa quello che vuole, ecco. Vi saluto e alla prossima!
Ciao ragazzi, vi monto dietro questi anche la... Le mandorle sbucciate fatte a pezzettini, tipo la granella, oppure l'uvetta, ad esempio tizio lì di Grom. Oddio, sembra un po' dispregiativo. Come si chiama? Guido Martinetti. Guarda, dammi un occhio, scusa. Un'ultima cosa. Potete accompagnare questo gelato con una granella di mandorle, magari... come si chiama passate al forno? Mandorle... o cazzarola? Allora, intanto si sta scegliendo sempre più perché io ci ho messo 20 minuti per formulare quest'ultima frase, vediamo se ce la faccio. Potreste aggiungere a questa ricetta, chiaramente se siete a dieta no, però se non siete a dieta, anzi, e se lo servite a qualcuno che ma lo mangia con voi che non è a dieta, potreste aggiungere, come suggerisce Guido Martinetti, a cui vi rimando al video da cui ho tratto questa ricetta, sempre nell'info box, potete aggiungere... No! Ci va a cagare, di rimando. Allora, se l'hai fatto. Questo era il gelato, ora è diventato una pappetta liquida.